Il momento dell'addio si fa sempre più prossimo. Al cuore dei discepoli si affacciano delle nuove domande che riguardano il futuro. Una su tutte crea turbamento, perché non hanno chiarito se ci sarà un distacco assoluto e di conseguenza dovranno affrontare il mondo contando solo sulle loro proprie forze. Un'impresa sicuramente disperata se così dovesse accadere. Già è stato detto loro che addirittura non potranno contare nemmeno su tutti quelli che formano la piccola comunità di chi ha visto e udito, perché ci sarà a breve termine chi tradisce. E già mentre il Maestro è ancora tra loro, può dire quello che legge nel loro cuore. E dopo? Nella risposta che ricevono rimane enigmatica l'espressione che anticipa l'opera dello Spirito mandato proprio a dimostrare la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quasi tappe di un cammino verso la pienezza della verità su Gesù e la sua vittoria. Anche il nostro cuore attraversa momenti nei quali sorge la domanda: dove sei andato, Signore? E rischiamo di unirci ai tanti scoraggiati e pessimisti che non sanno guardare il futuro con gli occhi di Dio e poi appesantiscono il cammino dell'uomo in ogni tempo. Credere significa abbandonarsi alla parola, fino a seguire la via anche quando la traccia si fa flebile per l'urto delle potenze del mondo e per la nostra durezza del cuore. Buona e santa giornata a tutti.